Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Addicted to Games. Oggi vi parlerò di Skara, The Blade Remains, un titolo che dovrebbe essere attualmente in sviluppo e che dovrebbe uscire teoricamente entro la fine di questo mese, ottobre 2014. Perché ho detto dovrebbe? È presto detto, ragazzi, ma sono sicuro che ci arriverete da soli guardando questo video. Skara nasce su Kickstarter tramite una campagna di raccolta fondi che si è conclusa con successo, raccogliendo circa 36.000 dollari, campagna che si è conclusa lo scorso luglio. Inoltre, Skara è presente anche su Steam Greenlight, dove ha ricevuto l'approvazione in pochissimi giorni. Skara sarà free to play al lancio, ma al momento è anche possibile acquistarlo in modo da avere l'accesso immediato a questa versione. È possibile comprarlo in tre pacchetti che vanno da 19 dollari a 35 dollari a 60 dollari. Le differenze sono alcuni item cosmetici, un po' di valuta in game e alcuni riconoscimenti. Ma quindi, qual è lo stato attuale di Skara? Il suo stato attuale è questo. Un titolo che dire in pre-alfa è poco. Questo è il menu principale, le opzioni sono inesistenti. Ovviamente questa è l'ultima versione di gioco disponibile, visto che si aggiorna tramite Steam. Ovviamente è già presente l'item shop che contempla armi, armature, set, consumabili, oggetti premium, monete, equipaggiamenti, prodotti particolari. Qui in alto abbiamo le varie valute in game che raccoglieremo durante le nostre partite. Sono 6. Questo è il nostro inventario, molto spartano, è attualmente vuoto. Qui possiamo scegliere la nostra razza fra le 5 disponibili. Ogni razza ha le sue statistiche che sono forza, resistenza, agilità, rigenerazione e combattimento a distanza oppure area d'effetto. E questo è l'ultimo pannello disponibile, ovvero quello più importante che ci permette di entrare nelle partite. È un gioco solo multiplayer, quindi senza nessuna modalità single player. Ci sono tre modalità di gioco: tutti contro tutti, team deathmatch e duello. E due sole mappe: Zim Moorland e Lava e Colosseo di Lava. Proviamo a entrare in una partita. Quick match. Sì, non c'è nessuna partita. Ma vabbè, potrebbe essere perché alla fine è un titolo ancora in beta. Allora, non essendoci partite, e volendovi io mostrarvi il gioco, andiamo a creare una partita mettendo dei bot. Mettiamo la mappa Zem Moorland, tutti contro tutti, e ostiamo un match. Magari qualcuno entrerà pure, ma ci spero poco. Questo gioco utilizza l'Unreal Engine 4, quindi è molto pesante e il gioco non è nemmeno ottimizzato a dovere. I comandi sono molto semplici: con il clic sinistro faremo l'attacco normale, con il destro un attacco più potente, con lo spazio faremo la presa. Con il control questo blocco. Con R attiveremo questa modalità arco veramente orrenda. Proviamo a tirare una freccia. Boh. Questo è il bellissimo menu di gioco. Andiamo a trovare un bot da ammazzare, dai. Ma graficamente non è nemmeno male. Sentite i rumori, ragazzi. Mi sembrano quelli di Darkfall, la prima versione. Non so se ve li ricordate. Lo so, però cazzo, cioè, queste armi e queste skin non li faccio. Oh, ecco un bot. Vieni qua, vieni. Cazzo. Il combattimento non dà veramente nessun tipo di feedback. Ma dovrebbe parare quella cosa. Ma perché scappa? È la cosa più patetica che ho mai.
Ottimo. Ma ha vita infinita? Sono morto in modo abbastanza deprimente. Ma va bene. Cambiamo mappa e magari cambiamo anche classe. Perfetto, non mi fa nemmeno cambiare classe. Fantastico. Vediamo le opzioni di gameplay. No, niente. Però qui c'è una piccola traccia audio. Stranamente. Combattiamo contro sto tizio. Proviamo a usare il bellissimo arco, se mi ricordo i tasti. Dove sta il nemico? Eccolo là, vieni qua. Beh, fantastico, no? Oh mio Dio. Perché sto giocando sta roba? Dai. Vai, finisci nella lava. Eh no, non si può andare nella lava. Le prese non ci sono, cioè fa danno con una manata. Beh, l'ho portato in angolino. Ho vinto. Ebbene sì ragazzi, questo era Scara, The Blade Remains. Penso che ora abbiate capito le mie parole di inizio video. Voi invece cosa ne pensate? E soprattutto, cosa pensate di queste continue campagne Kickstarter che contribuiscono alla nascita di giochi di questo tipo? Che forse non nascono con delle malvagie intenzioni, però il loro sviluppo lascia molto a desiderare. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento e magari condividetelo ai vostri amici. E naturalmente, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!